mancata dell'eredità, grazie ai nostri concorrenti, in maniera particolare a Guida, questa ragazza giovanissima di Roma, 18 anni, bravissima, è rimasta con noi 7 puntate e proprio ieri ha portato a casa 50.000 euro, 100 milioni delle vecchie lire. Un grande merito, perché ha dimostrato di essere tanto giovane quanto brava e preparata. Andiamo a rivivere proprio gli ultimi secondi di ieri sera da pelle d'oca. Franco, bravo, risposta esatta. Grazie. Concetta. Concetta, attenta che Pippo, com'è Pippo? Uomo geloso? Solito siculo. Ho capito che c'hai, sei un siculo geloso. Proprio siculo, siculo. Bravo, come Pippo, dice? Essere siculo. Via la testa di piede, sì, non sì. Ti disarre mai, manco un minuto, che un attimo che arriva l'auto Pippo che do altro, dice ah Pippo, tanto io un uomo lo stesso, hai capito bene, hai capito, il sicolo deve essere geloso, oh, occhi e basse, là c'è Santucci, non si deve guardare, va bene, non alzi gli occhi. Ma tu perché ti sei presa una continentale? Tu perché ti sei presa una continentale, scusa? Una continentale? Donne vuoi di paese tuo? Ecco, non gli puoi dire a una donna del continente sogno non guardare? Ma perché sogno di manica larga, perché insomma a me piace anche spaziare. Quindi... ti piacciono le donne e quindi... morbide, no? Chi hai la continentale? La continentale! Concetta, secondo il regolamento del calcio, un portiere può parare anche senza i guanti, vero o falso? Vero. Vero, esatto, un portiere può parare come vuole, i guanti ovviamente lo proteggono e quindi brava Concetta, risposta data. Marilu. Il primo cosa che mi conti? Sì, verissima. È verissima. Verissima. È verissima. La donna per colpa del marito, del sì. Proprio uomo, invecchia prima. Prima, sì. Prima. Perché diciamo non riesce a fare le cose che vorrebbe fare. Tipo? Beh, se vuole andare a ballare, se vuole. E il compagno non vuole farlo, perché una non è che vorrebbe andare da sola, diciamo, per esempio dice Pippo andiamo a ballare. No, a me non mi piace. No. A me piace il teatro. Mi piace il teatro e lì invecchia. E lui dice a me non mi piace, ci vado da sola. No, mai, assolutamente, ma pazzeste, che sei scema. A questo punto una dice, sai com'è? È invecchia. Ma tu guarda le divorziate o le vedove, non so, lo so. Sono... paradiose. Sono meravigliose, meravigliose. Certo. Sì, pazzeste. Sì. Va bene. No, Pippo! Hai capito che elemento, Maleus? Hai capito che elemento no, ma era un esempio, non parlava sì, di te. No, ha fatto sì, esempio, ho capito, ma poi stasera facciamo i conti. Allora, che dove siamo rimasti? Franco? Io l'ho fatta. Hai fatto? L'hai sì, fatta? È tutto a posto? L'argomento della risposta. L'argomento era questo qua, la mia risposta, no? Lo so, sì, sì, sì. Si vede che sto invecchiando visto l'occhio, vero? Sono già non mi ricordo più niente, quindi... No, non l'ho detto. No, no, ma... Che è un errore? Lo vuoi? No, grazie. No, grazie. Lo chiedo. Zitto sto. Zitto, bravo. Concetta, sul lago ghiacciato di Misurina, vicino a Cortina... Ah, dalle mie parti. Dalle tue parti? Sì. Si svolgono partite di polo invernale, vero o falso? Vero. Bravo. L'unico club di polo invernale si trova proprio a Cortina da un pezzo. Brava. È la risposta esatta. Prima, quindi certo, invece dice le vedove sono bellissime, le altre scusate se cambiamo un po', sembrerebbe dai nomi, io non me ne intendo, ma se potrebbe essere una domanda che ha a che fare con Beautiful, non è Beautiful le sue professioni, ma qua, io non lo seguo, tu non lo segui, non lo segui purtroppo per me, purtroppo e in questo caso mi sarebbe servito, vedi? A me. Sì, Rinzi lo conosco, un'occhiata gliel'ho dato. Un'occhiata gliel'ho data a Rinzi. Un'occhiata così gliel'ho data, però di più non so. Vediamo se abbiamo a che fare con Beautiful qui. Sì. Ecco, anche la Civitillo guarda Beautiful. Guardavo. Guardavi, certo, quando eri piccola, certo.
Quale personaggio di Beautiful ha recitato nel film di Natale Christmas in Love? Ridge. È la risposta esatta, brava Concetta. Brava Concetta. Che c'è? Ah, da Concetta mi devo fermare? Va bene, mi fermo da Concetta. Io darei le gocce a fianco. Ah, lei ora fa Concetta, sì, lei ora fa. Non lo so, se lo dice Santucci è giusto, non pensiamo. E perché? Non lo so, poi no, perché tu l'avevi passata a Concetta, giusto. E quindi l'errore va a te, non a Concetta. Giusto. Ma mi fermo da Concetta per le altre tre opzioni. Otaria, Lince, Gazza. La passo a Franco. Bene. Ai ai ai, tento Franco. 5 secondi per rispondere. Il maschio di quale animale si distingue dalla femmina non perché più stressato come noi umani uomini, ma per la caratteristica criniera sul collo? La lince. C'è una caratteristica criniera giallo-bruna sul collo. Cosa avresti detto, Concetta? Ma l'avrei buttata così, forse Gazza, perché non li conosco questi animali, proprio no. Detta anche leone marino, la risposta esatta è l'otaria. Franco, doppio errore. A rischio di eliminazione, Franco. Contro chi puntiamo il dito per questo duello? Concetta. Personale. A questo punto penso che è personale. È cioè, personale. Per forza. Qui il regolamento di conti ci vuole. Dovevo portare la calcolatrice io. Dovevo portare la calcolatrice. Per il regolamento di conti. Certo. È una battuta, Franco. Concetta. Sì. A, B o C. Ti piace ballare, Concetta? Sì, vado tanto, pazza. Pazza. Sì. Genere? Qualsiasi. Ho problema, sì. Io vado a modo mio. Ah, bene. Sì. Vai in discoteca qualche volta? Ma qualche volta con Pippo andiamo quando siamo giù in Sicilia, con i suoi amici, con il suo amico Mario Bumma, cosiddetto. Bumma. No? Mario Bumma. Mario Bumma, sì. Andate in discoteca? Sì, andiamo in discoteca e allora lì mi posso sbizzarrire. Ti puoi scatenare, sì. Insomma. Qui lui a Torino non fa niente, fa il casalingo, si butta nel divano, sempre annoiato, è vecchio? Sì, ma tu lo devi vedere, no? Io ti posso dire, per esempio, cosa fa mio marito, no? Di settimana. Ecco, lui va a lavorare, tutto si alza al mattino presto, tutto bello, no? E va a lavorare. Il sabato e la domenica. Si butta nel divano. Concetta, pigliamo un caffè. Concetta, pigliami l'acqua. E cammina anche zoppo. Ah, cammina zoppo? Sì. Solo sabato e domenica cammina zoppo. Il lunedì di nuovo, invece in Sicilia, ha sempre 20 anni. Visto? Sì, con Mario Bumma. L'aria di Sicilia ha visto sempre. Sì. Però io, invece per me è il contrario. Il contrario, tu sei, come dire, sì, io sempre... mi sento meglio qui al nord, diciamo, a Torino, perché il mio paese mi sta stretto a me. Sta stretto. Lo amo, per lo carità, certo. Amo anche le pietre del mio paese. Però ovviamente, come dire, però, una grande città. Perché non c'è il mare, è un paese, diciamo, di collina molto bello, barocco, sono tante cose belle per chi ama, diciamo, l'architettura. Ma anche a Torino c'è il mare, però a meno che non ce l'hanno portato e non me l'hanno detto. Ma io c'ho un fiume vicino a casa mia. Ah, come no, è vero. C'ho un fiume, io al mattino, adesso che ho deciso di fare la casa, casalinga, ho la mia macchina, vado al fiume, mi prendo la mia nipotina, Asia, bene, che ha 3 anni, bene. È un po' come me, tutta ricciolina, tutta un po'... parla con 2 cellulari, sì, con 2 cellulari. Allora, fortissima Concetta, aspetta Concetta, sì. Poi mi racconti ancora, naturalmente vediamo com'è l'esito, A, B o C? A come Asia. A come Asia, visto che parlavamo della nipotina. Secondo un modo di dire, cosa vive chi si imbatte in una serie infinita di peripezie? Vive un'Iliade, un'Eneide o un'Odissea? Un'Odissea. Non c'è niente da fare. Questa è la risposta esatta. Brava Concetta! Un'Odissea!
Concetta si prende la parte di eredità di Franco. E quindi Concetta sale ancora, 150.000 euro. Mamma mia, brava Concetta, quanti piccioli, contarli. Poi vai da Pippo e dici, Pippo, 150.000 euro, prepara le valigie. No, Pippo, fatto come vuoi, basta che te ne vai. No, se vinco questi, a questo Pippo non lo lascio più. Brava, no. Brava, no, Pippo, no. Per sempre. Se vinco, lo tengo per sempre. Oh, se guarda. Pippo, che dichiarazione d'amore! Mi dispiace, dobbiamo salutare Franco. Ciao Franco. Vorrei salutare due miei nipotini. Sì. Caterina e Nicola. Perfetto, io ti regalo la scatola gioco dell'eredità. Testo dei Dick Dick. Cosa canta chi sta sull'isola di White? Ippi Ippi o l'altro? Ippi. Ippi Ippi. L'altro è yeah yeah, invece è? Ippi Ippi. Sentiamo. Chi canta? Ippi 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 ippi. Brava Concetta. Brava, brava. Senti. Dobbiamo far fare una scossa a Concetta dopo, Concetta, devi ballare la scossa dopo. Sento che hai il movimento nel corpo. Proprio una roba, ragazzi. Pacchi. Ma vicino a Giovanna, che è una meraviglia. No, grazie. No, ma Giovanna guarda. Io guardo. Guardi e tu balli per Bacco e ti presenta Pippo. Facciamo tutto quanto. Pacchi. In macchina il tratto la Salerno-Reggio Calabria? Sì, in tutti i modi l'ho fatto. In tutti col modi. Camion, con la macchina. Camion, macchina, tutto. L'hai fatta proprio. Abbiamo iniziato con la 500, poi abbiamo finito con una macchina più grossa. Anche in aereo adesso la andiamo. 500. Però concentriamoci sul tratto Salerno-Reggio Calabria. Reggio Calabria. Quanto costa il pedaggio in quel tratto? 11 euro o l'altro? L'altro. L'altro. Niente, e infatti è così. Non c'è neanche l'autostrada, per forza. Brava Concetta. Pacchi. Vedi Concetta che ora ci organizziamo. Sì. Sei pronta che tra poco ti facciamo ballare la scossa? Prontissima. Prontissima. E allora una scossa da non perdere tra poco all'eredità. Tra pochissimo, grazie. Allora Giovanna, ti verso un bel bicchiere d'acqua. Ah ragazzi, che sta per succedere? Attenzione, la nostra concorrente Concetta, vicino a Giovanna è qui presente consorte Pippo Pippuzzo, uomo del sud, dice ma non mi porta mai in discoteca, mio marito eccetera eccetera, non balla. Questa sera tuo marito ti fa ballare davanti a milioni di telespettatori. E sai come gli dicono al mio paese? Vincuri a lui, soprannome. Come lo chiamano? Pippo Fasciano. Pippo Fasciano. Che vuol dire? Fagiano. Ah, il Fagiano. E perché Fagiano? Ma era suo nonno, perché era Pippo un galletto. Faceva... Mio papà, figurati, si chiamava Giovanni, lo chiamavano Tutù Volante, un Fagiano. Ah, Tutù Volante. Di quando era leggero, allora andava a prendere gli uccellini nelle campagne, certo, sui tetti. Certo. E tu Fagiano? Io sono Fagianello. Fagianello, Fagianello. Adesso è arrivato un nipotino, Giuseppe, come me. Come te? Un Fagianello piccino piccino. Un Fagianello piccino piccino. Veniste sta bella guagliozza, Un Fagiano. Allora, tacchia. Allora. Concetta, ora balla! Mi raccomando Pippo, tu da mettere ca, lei balla dove vuole, tu l'annunci come fosse una grande discoteca. Alziamo il volume, mi raccomando. Ma io mi siedo e guardo. Tu ti siedi e guardi, adesso mi guardo per io. Sei pronto, Pippo? Ci devi dire, c'è il momento della scossa con Concettina mia. Aspetta. No, quello che vuoi. Hai aspettato tanto per andare in televisione da Amadeus, il programma, adesso qua ti fanno ballare, esplode. Come? Tutto deve esplodere qua, deve esplodere. Ah, esplodere. Esplode. Come esploditi, si esploditi più che puoi. Oggi mi ha dato il permesso. Esplode.
Mettile qua, tu mettile qua. Avanti, esploditi, concesso. Pure io sto qua. Niente, tutti e due qua. No, sempre niente, lui. Niente, lui no, niente. Vatti a sedere, no, che esplode con me. Vatti a sedere, va. Scossa! Vai! Brava, che moglie Pippo, e dalle un bacio, che è stata brava, dalle un bacio, oh, brava, 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 brava. Concetta, accomodati, accomodati, allora, ci avevo preso gusto, ci avevi preso gusto, brava Concetta, grazie Giovanni, che dici Giovanni, sono brava. Attenzione ora! Do the screaming all over me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to rule my world. Ain't no particular sign I'm compatible with. Just want your extra time and your kiss. Che scossa! Mamma mia! Ma questo... Auguri! Grazie, un bel regalo per il mio compleanno. Prego, grazie. Certo, abbiamo ballato che la cosa più importante, la dobbiamo anche rispondere a questa domanda, insomma lo prevede il programma. Attenzione alla scossa. Guarda, per mantenersi sano e in forma, abbiamo parlato insomma, Concetta in gran forma, abbiamo parlato di Oreste, insomma quasi 80 anni in gran forma, così come Pacchi, quindi ci sono dei segreti per essere in forma a qualsiasi età. Ognuno di noi dovrebbe fare almeno 5.000 passi al giorno, lo dicono i medici, cioè camminare molto fa bene. 5.000 passi al giorno, Santucci, potremmo dire che sono all'incirca 5 chilometri. Sì, forse qualcosina di più, ma insomma per meno 5 chilometri. Diciamo insomma circa 5 chilometri al giorno. Pari a che cosa? 10 minuti di nuoto stile libero, 47 minuti di ballo liscio, 115 minuti di gioco a carte, 16 minuti in bicicletta, 33 minuti di tennis, 52 minuti di ping pong, 11 minuti di calcio, 27 di ginnastica, 61 di pesca e 19 di aerobica. Allora faccio solo una precisazione. Sono tutte attività sportive, non a livello agonistico, professionisti o gente che lo pratica, come dire, anche un semiprofessionismo. Parliamo di minuti di gente che, come dire, è insomma, alle prime armi, a livello amatoriale, quindi amatoriale nel tennis, nel ping pong, nel ballo, nel nuoto. Non professionisti e neanche semiprofessionisti, proprio amatoriale. Allora, Concetta, non è... 19 aerobica. 19 aerobica. Vediamo un po'. Scossa? No. Beh, aerobica si consuma molto. 5.000 passi equivalgono a 27 minuti di aerobica, fatta quindi come principianti. Ah, certo, l'aerobica, quella dei villaggi, un po' così, insomma, la buona per divertirsi, non tanto per smaltire per forza delle calorie. Quindi, insomma, bene, brava Concetta, brava. Pacchi. No, adesso va in piano. Bravo! Concetta. Non è? Gioco a carte. Gioco a carte. Pensate, si consumano calorie giocando a carte. Vediamo un po'. Scossa? No. Cioè? 5.000 passi equivalgono a 95 minuti di gioco a carte, ossia poco più di un'ora e mezza. Cioè se io gioco un'ora e mezza... Esatto. Consumo come se mi facessi 5 km a piedi. Concetta, brava comunque, brava. Pacchi. Siccome non mi piace il calcio, dico 11 minuti di calcio. 11 minuti di calcio. Vediamo un po'.
Cosa? Brava. Corrispondono? 5.000 passi equivalgono a 18 minuti di gioco a calcio. Beh, cioè, se giochi a calcio come me, che non vedi mai la palla, stai fermo, non consumi. C'hai ragione, brava Pachi. Oreste! Stringiamo il cerchio, direi 47 minuti di ballo liscio. Di ballo liscio. Vediamo se Lissio fa bene, scazza. E scazza Oreste! Faceva male. Ai, ai, ai. 5.000 passi corrispondono... A 5.000 passi corrispondono al consumo di 145 calorie e quindi 47 minuti di ballo liscio. La dama. Hai capito te. Tutti in ballera a ballare liscio. Deve trascinare la dama, non ho conteggiato quello. Vedi adesso. Ai, ai, ai. Alla destra Pacchi, alla sinistra Concetta. Io sono per i giovani. Quindi, Concetta. Solidarietà degli anziani, vedi? Tra di noi dovevamo essere solidali. Per questo poi i giovani, vedi, ci trattano così. Concetta. No, allora, duello tra Oreste e Concetta, vediamo che succede. Cara Concetta, sì. A, B o C? A, sempre come Asia. Benissimo, vediamo. Eccola. La domanda contenuta nella sfera A. La torre del Big Ben è alta 97,50 metri, quindi la famosa torre, insomma, che c'è a Londra. La torre dell'orologio. Quante sono lunghe le lancette dei minuti dell'orologio? Di questa bellissima torre con questo quadrante, questo orologio, le lancette. Sono lunghe, ovviamente sono delle lancettone. Sono lunghe 2 metri, 3 metri o 4 metri? Tre metri. Allora, diciamo che non hai trovato la più facile, ovviamente, delle tre. Non sei stata, da questo punto di vista, fortunata. Cosa avresti detto, Oreste? Io avrei detto 2 metri. 2 metri. Dei minuti, eh? Quella dei minuti, sì, quella dei minuti. Attenzione. Tra Concetta e Oreste, il prossimo concorrente ad essere eliminato è Concetta, perché pensate, 4 metri era la risposta esatta. 4 metri. Quindi Oreste avrebbe sbagliato. Attenzione, Concetta, mi dispiace, consegni la tua parte di eredità a Oreste, che continua invece a giocare. E quindi Oreste ha 300.000 euro, stretta di mano tra i due. Concetta, io ti regalo la scatola gioco dell'eredità, naturalmente. Eccola, mi auguro che tu ti possa divertire anche a casa con amici e parenti. Grazie per essere stata con noi. Saluto a tutti, pure sì, io, certo. Ai miei bambini Mattia, Asia e Giuseppe, a mia madre che ha 89 anni, e i miei figli, tutti quanti. Un bacione, baci, baci, Concetta. Baci, baci, baci. Baci, ciao. Baci, baci, un bacione. Ciao Pippo. Grazie Concetta, ma sei stata eliminata. Come ieri, come l'altro ieri, Pachi contro Oreste. Vincerà ancora Oreste? Scopriamolo subito, accomodatevi.